Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di No Edit, il format in cui amo pubblicare dei racconti o dei libri senza editare l'audio. Quindi, letti per la prima volta in diretta, come va, buona la prima, senza abbellimento audio e senza tagli. Prima di cominciare e passare al racconto, volevo invitarvi a dare uno sguardo a un audiolibro che ho pubblicato, che è la novelizzazione di Ritorno al futuro. Si tratta del mio film preferito di sempre, quindi un progetto che mi sta molto a cuore e sono anche contento di aver collaborato con due mie colleghe veterane del settore, che si chiamano Rosanna Lia e Valentina Lale Ferraro. Credo che abbiamo fatto un lavoro grandioso, quindi mi farebbe piacere che lo andaste a sentire. Ora passiamo alla seconda e ultima parte, se rimango sveglio, perché io sto registrando all'1:23 di notte, del racconto di David J. Shaw, intitolato Vermont e i figli di Jerry. Sorso di caffè e partiamo. Jerry era sicuro che il suo gregge lo avrebbe seguito anche senza l'abile assistenza dei suoi diaconi. Lui rappresentava il pezzo grosso e la sua opera attuale non aveva nulla da invidiare a quella di evangelisti del passato come Billy Graham e Hummel. D'accordo, le sue radici affondavano nelle riunioni di paese tenute sotto un tendone rizzato in qualche modo, ma lui aveva sempre lottato per salire più in alto. E adesso la nuova congregazione fioriva sotto le sue amorevoli cure. Quando teneva i suoi sermoni, i rinati sembravano scordare i loro appetiti terreni. Jerry non riusciva ancora a capirne esattamente il motivo, anche se possedeva la granitica certezza che il verbo, oltre al potere di calmare gli inquieti, avesse anche quello di placare le pance borbottanti. Esistevano altri tipi di nutrimento. Quelle anime perdute erano affamate anche sotto il profilo spirituale. Jerry teneva in grande conto la consapevolezza e la fede genuina e pensava di scorgerle entrambe negli occhi della sua congregazione quando lui vociferava da qualche pulpito improvvisato. Aveva assistito di persona a questo miracolo nel modo più tradizionale e più sacrosanto, nel bel mezzo di un sermone, quando aveva fissato la folla in ascolto e aveva capito. I rinati dipendevano da lui per ricevere il verbo, nello stesso modo in cui i diaconi contavano sulla sua persona per ricevere il sacro sangue. Il veleno controllava i diaconi. Ma doveva essere un nuovo genere di fede a governare i membri della sua numerosa congregazione. Doveva essere fede. Avevano bisogno di essere salvati. Jerry aveva bisogno di salvare qualcuno, una simbiosi semplice e perfetta e inoltre approvata da Dio stesso. Secondo un'ottica più duratura, si alimentavano a vicenda. Forse non era poi un mistero così grande, tutto sommato. Ancora nessun segno del diacono Curly sotto le navate. Jerry fece segno al diacono Fetty di avvicinarsi. L'occhio destro di Fetty era uscito di nuovo dall'orbita, restando appeso al peduncolo. Jerry lo ricacciò dentro e spazzò via gli insetti dalle spalle del diacono, poi rianodò la fascia che si era allentata, fino a scendere intorno al gomito dello zombie. Ogni membro della nuova congregazione portava una croce rossa. A Jerry era sembrato un simbolo adatto per la nuova alba, e poi era un metodo comodo per contarli alla svelta mentre marciavano. L'improvviso, sordo boom di un'esplosione non molto lontana costrinse il cuore di Jerry a pigiare sul freno.
Il diacono Fetti rimase impassibile, in attesa della comunione, con gli insetti che sguazzavano nella saliva che gli colava sul petto. Le ortodossie avevano fottuto anche troppo a lungo il mondo, quindi Vermont le aveva cancellate con uno schiocco delle dita simili a giganteschi wustel. Quando era troppo, era troppo. Gli idioti potevano starsene a rigirarsi i pollici, a vivere le loro esistenze la giornata, chiedendo in ginocchio favori che non avrebbero ottenuto a divinità che non esistevano, confidando in esseri soprannaturali e in nebulose entità del bene e del male che avevano già deciso quale marca di cereali avrebbero mangiato a colazione. Se adesso esisteva una qualsiasi entità malefica, il suo nome era morte per fame o stupidità. Due pezzi grossi che potevano farvi passare la storia in brevissimo tempo. I fedeli dell'una o dell'altra passavano le loro vite preparandosi a morire. Vermont preferiva lottare per vivere. La sua etica della sopravvivenza poteva diventare il primo documento di una nuova dottrina. Col tempo sarebbe sorto un altro sistema. Nessuno imparava mai un accidente. Lui preferiva la pace mentale indotta da un proiettile di grosso calibro. Aveva battezzato Zombo il suo fucile mitragliatore M60 ed era una meraviglia. Con un colpo ottenevi una poltiglia di more. Polverizzavi la testa e gli avanzi non potevano mangiarti o infettarti con il virus degli schifidi. E spruzzandoci sopra un po' di PAM evitavi che potessero attaccarsi alle pentole. Vermon infilò i piatti sporchi nella vasca d'acciaio dell'acquaio e si rilassò sul divano. Un rutto gorgogliante, simile al rigurgito di un gabinetto, gli conciliò il sonno e sognò la prima persona che avesse mai mangiato. Duke Mallet lo aveva soprannominato Vermont a causa della sua obesità e della carnagione brufolosa. Due cose provocate dal fatto, diceva Duke, che il paria, il buffone, l'idiota in pianta stabile della scuola superiore della quindicesima strada, si spazzolava ogni giorno almeno tre vassoi pieni di scarafaggi e altre schifezze, con qualche spuntino di vermi fra un pasto e l'altro. Ehi, Vermont, cosa tieni nel tuo armadietto? Altri baccherozzi, eh? Il che riusciva sempre a strappare un coro di risate a Duke e agli altri futuri avanzi di galera della scuola, della quindicesima strada. Duke fumava Camel. La sua squinzia, Stacy, aveva due tette fenomenali e un sacco di foruncoli intorno alla bocca. Usava rossetto al sapore di gomma da masticare. 2 settimane prima del diploma, Duke aveva cartocciato una Gran Torino truccata intorno a un palo della luce a 120 all'ora. Lui, Stacy e un paio di compari erano finiti arrosto fra cavi spezzati dell'alta tensione e un rogo di super. Gli infermieri delle ambulanze accorse avevano ammucchiato i pezzi che riuscirono a recuperare sopra una sola barella, tenendosi tappato il naso. Il servizio locale di ambulanze dipendeva dalle pompe funebri Tompkins e non appena Vermont seppe la notizia, corse subito là. Il vecchio Tompkins ammirò il coraggio del ragazzino ciccione nel chiedere di poter vedere i resti dei suoi compagni di classe. «Devo essere certo che sono loro!» esclamò melodrammatico Vermont, che aveva provato diverse volte la battuta. Tompkins era convinto che i giovani dovessero prendere contatto con la morte quanto prima possibile e così permise a Vermont di dare un'occhiata ai frammenti carbonizzati che riempivano il cassetto 8. Vermont pensò che Tompkins puzzasse come il laboratorio di biologia nell'ora di dissezione di uno squalo, mentre il vecchio distoglieva lo sguardo per tirare una boccata di aria relativamente fresca. Vermon aspirò con gusto, affascinato. Quell'immondizia fritta che macchiava la lastra di acciaio e intasava il foro di scolo era Duke.
Ormai innocuo. La gioia di quell'istante non poteva essere trattenuta. Così Vermont si impossessò rapidamente di un piccolo souvenir. Quando Tompkins si girò a guardare, lui disse con voce intimorita di aver visto abbastanza, ma mentiva. Più tardi, da solo, poté gongolare. Il pezzo che aveva asportato si rivelò uno degli occhi in fricassea di Duke. Il calore lo aveva asciugato, avvizzito come un acino d'uva, sgonfiato su un lato e pietrificato sull'altro. Ma si trattava senza dubbio di uno degli occhioni blu di Duke. L'occhio che aveva indirizzato tanto odio su Vermont era adesso sul palmo della sua mano, privato del suo luccichio e di ogni tracotanza, non più minaccioso di un chicco d'uva spiaccicato. Cedeva sotto le dita come formaggio vecchio. Lo annusò. Era acre, un po' simile all'odore di un guscio d'uovo nella spazzatura. Vermont lo infilò fra le labbra e lo morse, prima che il suo cervello potesse dirgli di non farlo. Ottenne uno scricchiolio di bacon croccante. I suoi giri mentali virarono al rosso mentre il sapore si gonfiava intorno alla lingua e gli riempiva le guance paffute da scoiattolo. La mamma non avrebbe approvato. Questa era... Beh, era il genere di cosa che non si doveva fare. Fu un soffio di liberazione. Fu l'espressione finale della sua vendetta, del suo potere su quel merdoso di Duke. Fu la cosa più vicina al sesso che Vermont avrebbe mai provato. Fu qualcosa di maledettamente simile a un'esperienza religiosa. Non appena Vermont ebbe l'età adatta, cominciò a lavorare qualche ora al giorno per il vecchio Tompkins. Ormai il suo futuro era deciso. E i nuovi chili che accumulò non attirarono l'interesse di nessuno. Nel deposito d'armi della Guardia Nazionale aveva scoperto parecchie razioni da combattimento tipo A. Ma la carne misteriosa, avvolta in gelatina che aveva estratto dalle lattine verde oliva, si era rivelata più disgustosa di qualunque altra cosa avesse mai assaggiato all'obitorio. Buon appetito! Il sogno erotico di Vermont si stava avvicinando alla parte più interessante, quando un'altra esplosione lo riportò alla realtà, facendogli impugnare la sua fidata 44 con la stessa rapidità con la quale un samurai avrebbe sguainato la sua katana. Stava diventando un lunedì pesante. Le sue viscere ciclopiche si agitarono. Prut! Il pranzo era ancora là dentro e lottava per scendere, ma ciò che il binocolo gli rivelò spinse lontana l'idea di un Alka-Seltzer. 2 dozzine, e forse di più, di scifidi avanzavano barcollanti verso i cancelli di Valley View. Vermont rimase a bocca spalancata, ma questo non gli impedì di sentire l'acquolina in bocca. Il molto reverendo Jerry tolse la mano che schermava gli occhi e fissò il peccatore in cima alla collina, mentre i frammenti fumanti del diacono Fetti piovevano in testa ai fedeli. Era stato lui ad aprire l'avanzata. Un pezzo appiccicoso e grande come un pugno colpì la spalla di Jerry, lasciando una macchia gialla. Lui si scrollò il pezzo dalla scarpa e pensò a Ezechiele 18:4. Perdiana, si stava proprio infuriando. Colui che pecca è colui che morrà. Il diacono Mo e il diacono Fetti avevano finito i loro giorni sulla terra ed erano saliti a incontrare Gesù. Più la congregazione avanzava verso il cimitero, meglio potevano fiutare il peccatore e i suoi grassi polpacci. L'ora della liberazione e del pranzo, così a lungo promessa da Jerry, sembrava a portata di mano. Jerry sentì qualcosa fischiargli all'orecchio.
Dietro di lui un altro rinato sembrò scrollarsi, mentre il cranio, gli occhi e il cervello schizzavano verso direzioni completamente diverse. Jerry avanzò alla cieca e scivolò su qualcosa di viscido. I suoi piedi persero il contatto con la terraferma e il suo deretano fece conoscenza con l'asfalto e con altri resti, più abbondanti, del diacono Fetti. Altri colori inzupparono la sua tunica già variopinta. Il molto reverendo Jerry pronunciò involontariamente il nome di Dio invano. Allo scoppio sordo della fucilata successiva, un altro fedele esplose in una piroetta di parti volanti. Frammenti e brandelli schizzarono gli altri, che ebbero la grazia cristiana di non prendersela a male. Jerry si rialzò nel suo brago di frattaglie, i pantaloni zuppi e aderenti, le mutande gelide e raccrinzite. Nello stesso istante un altro rinato addentò una pallottola e cambiò il suo tempo da presente a passato. Jerry fu quello più inondato dagli spruzzi. Era ormai giunta l'ora che lui prendesse l'iniziativa e cominciasse a sbrigare l'opera di Dio. Vermont lanciò un altro grido di battaglia. Niente melodramma, solo semplice gioia dinanzi a ciò che avanzava verso di lui. Il tizio alla retroguardia non barcollava rigido come di solito facevano gli schifidi, così Vermont lo inquadrò nel mirino telescopico del suo Remington. Vide una specie di elegantone con un vestito tutto macchiato che si toglieva sugna macerata dagli occhi e saltellava come un vecchio paperino inviperito. Portava un bracciale della Croce Rossa, come tutti gli altri. Fine della storia. Avanti il prossimo. Vermont mise a fuoco un altro schifido nel mirino, sparò e guardò la testa esplodere con i colori di una pizza fantasia. Con un'economia di movimenti quasi da balletto, invidiabile in una persona della sua stazza, espulse l'ultima cartuccia esplosa e lasciò aperto l'otturatore del Remington mentre staccava dalla rastrelliera il suo M60. Zombo era pronto a scatenare un putiferio. Zombo non vedeva l'ora di innaffiare di piombo quegli intrusi. Vermont si drappeggiò un nastro di proiettili perforanti a V sopra una spalla collinosa e la lunga fila di cartucce lucide oscurò il logo degli sporchi infami imbecilli sulla sua maglietta. La prima spolverata era finita, adesso era l'ora della casseruola. Zombo viveva, Zombo sarebbe sceso a regnare in mezzo a loro. La fila seguente di Betty al rimbalzo, stesa a protezione dell'entrata, eruttò, le aveva piazzate a metà del fossato. La roba che cominciò a piovere dal cielo aveva proprio l'aspetto di manna. Nel suo furore impotente e inviperito, Jerry l'incalzò ed avanzare di petto. Avanti! Avanti! Rivolgetevi a me e sarete salvi, o voi tutti i paesi della terra! Isaia 45:22. Era sempre una mano santa per incitare gli animi. Ormai tutti i rinati della congregazione avevano percepito l'effluvio del demone panciuto che si agitava in cima alla collina. Era tutto carneciccia e massa e calorie e salvezza. I portali di ferro di Valley View vennero abbattuti e nel giro di pochi secondi una salva di braccia, gambe e frattaglie di morti viventi salì al cielo oscurando la luce del sole. Avanti! Jerry portò al calor bianco la sua furia e assestò al discepolo più vicino una paterna spinta in direzione del nemico, il peccatore, il mostro. Avanti! Il palmo della mano di Jerry incontrò la stessa resistenza che poteva offrire una pappa di cereali andata a male. Una bovina fresca possedeva una forza di coesione maggiore e sporcava di meno. Strappò la mano con un guaito, tirandosi dietro una ragnatela di filamenti gelatinosi. Il rinato fissò con occhi vacui il tunnel appena aperto, dove un tempo c'era la sua mammella sinistra. Poi avanzò fiutando di nuovo la carne di Vermont.
Le esplosioni si fecero assordanti, fondendosi le une con le altre, colpi di tuono che sbeffeggiavano Dio. Nei rari intervalli, Jerry udiva un crepitio sordo e maligno. Non era un suono celeste, ma uno sberleffo infernale al Signore che consentiva ai suoi fedeli di finire a pezzi più in fretta di ranocchi infarciti di bombette infantili. Cercò di scrollarsi dalla mano quella gelatina bruna e abitata da vermi e colpì accidentalmente il diacono Mo al viso. Il naso dello zombie si staccò per metà e restò là, a dondolare. Mo non provò dolore. Obbediente al volere di Jerry, aveva portato con sé la sacca dei cuccioli, i cui occupanti si agitavano e accumulavano vinsanto. Zombo martellò un'altra benedizione esplosiva e Jerry si buttò a baciare la buona terra di Dio. I traccianti arroventati morsero l'asfalto e disegnarono un'imbastitura obliqua sul corpo del diacono Mo. La sacca dei cuccioli si prese due colpi e si spezzò. Mo fece lo stesso. La sua carcassa bruscamente iperventilata riversò i suoi fluidi all'esterno e il molto reverendo Jerry si trovò a sguazzare fra litri di purea di zombie insieme ai quattro crotali particolarmente inveleniti. Non scoprì mai chi fu il primo a tradirlo. Il primo morso lo colse dritto nei coglioni e lui ululò. Il diacono Mo, completata la sua opera in questo mondo, si rovesciò a terra con un suono a metà fra il tonfo e lo sciacquio. Fu come guardare una torta di ciliegie ancora calda di forno colpire un marciapiede di cemento. Sul sentiero, Vermont si asciugò gli occhi. Zombo aveva mancato il bersaglio. Non era stato solo il sudore a guastargli la mira. Aveva la vista leggermente confusa. Le goccioline che gli imperlavano la pelata erano gelide. Probabilmente era qualcuno che aveva mangiato. Zombo gli sembrò troppo pesante, troppo caldo per reggerlo a dovere. Il muso di Zombo continuava ad abbassarsi, a pisciare inutilmente buon piombo caldo contro gli spuntoni metallici nel fossato. Vermont strinse i denti, pigiò con forza il ditone formicolante sul grilletto e sollevò la canna di Zombo con un grugnito che gli strinse le budella. Gli sembrava di avere un'ernia sotto la cintura da sollevatore di pesi. Zombo parlò. Gli schifidi continuarono a imbottirsi di traccianti, presero fuoco ed esplosero. Quelli in prima fila vennero spinti nel fossato da quelli che premevano dietro di loro. Rimasero piantati in permanenza sugli spuntoni con morbidi sbuffi di penetrazione, a dibattersi e a versare pus e ad agitare impotenti le mani artigliate verso Vermont. Zombo domandò un nastro nuovo di munizioni. L'appetito di Vermont si era trasformato nel diluvio acido di un'indigestione di prima classe. Quella sera il Malox l'avrebbe fatta da padrone. Ormai l'aria cominciava a riempirsi dell'odore della carne bruciata degli schifidi. Bastò una ventata per far vomitare a lungo e dolorosamente Vermont nel fossato. Uno schifido inchiodato da uno spuntone nella schiena, a bocca aperta verso il cielo, ebbe uno spasimo e si contorse fra il filo spinato, cercando di leccare il vomito fresco. Zombo smise di parlare. Vermone estrasse la 44 dalla fondina e sparò una pallottola a testa piatta nel cervello di Mangiavomito. Le membra di quest'ultimo si irrigidirono mentre la pressione idrostatica gli faceva scoppiare la testa come un'anguria. Poi tutto il corpo sembrò disfarsi, sciogliendosi in una chiazza di putrefazione e di arroica che gorgogliò fra gli spuntoni. Adesso tutto intorno sembrava vomito. Lo stomaco contratto di Vermont lo obbligò a espellere ciò che non era più vomitabile. Stavolta gli uscì solo del sangue, che schizzò su per l'esofago come una bibita gassata per uscirgli sfrigolante da entrambe le narici. Vermont sputò e ansimò, crollando in ginocchio. La sua mano libera sparì nel morbido cuscino che ricopriva lo stomaco.
del tutto insufficiente a stringerlo. Il molto reverendo Jerry vide il peccatore genuflettersi. Dio era ancora dalla parte di Jerry, lo stava salutando. Un mondo senza fine. Alleluia. Amen. L'occhio sinistro di Jerry era spiaccicato lungo la guancia come un preservativo usato. Erano stati i denti di piccolo Paolo a ridurlo così. Forse lo aveva offeso. Jerry agguantò piccolo Paolo e gli fece saltare quel suo piccolo cervello da serpente contro la lapide più vicina. Poi iniziò la sua salita su per la collina, attraverso la valle della morte, trascinandosi dietro il serpente morto come una staffile. La sua unione con i serpenti gli era costata parecchi morsi e lui conosceva il valore dell'immunizzazione. Provava un dolore diffuso al basso ventre e avanzava barcollando, ma poteva ancora farcela. Quello doveva essere l'inferno, pensò intontito quando vide quasi tutta la sua congregazione esplosa, fatta a pezzi, sparsa su tutto il cimitero di Valley View. Fili di fumo si levavano ancora dai crateri aperti nel terreno, membra contorte da sussulti erano sparse tutto intorno. Solo pochi rinati avevano raggiunto il fossato calpestando i caduti. Jerry sentiva il suo cuore che pulsava, spingendo Dio solo sapeva quanto nettare e velenoso nelle sue vene. Sentiva il potere accumularsi dentro di lui. Il sangue cominciò a colargli copioso dalle gengive, bagnandogli le labbra. La mano sinistra si richiuse in una morsa spastica e rimase così. L'occhio ancora buono cercava di abbassare la palpebra e non ci riusciva. Era rimasto congelato aperto. L'orizzonte si inclinava furiosamente. Verso il basso i suoi muscoli si arresero e la vescica e lo sfintere diedero il segnale di via libera. Mentre si avvicinava ai suoi figli, avrebbe voluto levare in voce la voce in nome del Signore e dire loro che la carestia era terminata, che finalmente potevano celebrare con canti di gioia il festino. Invece perse ogni sensibilità nelle gambe. Si abbatté contro il terreno dilaniato del cimitero e cominciò a trascinarsi con la mano ancora funzionante, quella che ancora stringeva come una morsa i resti di piccolo Paolo. Voleva gridare, ma il suo corpo sembrava essersi rimbecillito tutto a un tratto. Ciò che gli uscì fra un gorgoglio di spuma sanguinosa fu: Avanti, per Dio! Il semplice suono di quella voce bastò a indurre Vermont a un nuovo tentativo di scaricarsi lo stomaco. Jerry avanzò, artigliando il terreno fino a raggiungere l'orlo del fossato. I rinati superstiti si raccolsero intorno a lui. L'occhio sinistro gli rotolò lungo la guancia. Il suo corpo fu scosso da un tremito mentre la mega dose di veleno riaffermava il suo dominio. E tuttavia, lui sollevò il suo serpente e si preparò a declamare. Vermont puntò la sua magnum e fece esplodere la testa del predicatore prima che la sua bocca potesse inquinare di nuovo l'aria. Singultò. Così va meglio. Con la gola ancora scossa da conati. Poi vomitò un'altra volta e perse conoscenza. Sono successe cose ben più strane, continuò a ripetergli il cervello prima che riprendesse i sensi. Non era stato affatto un sogno. Aveva un occhio chiuso contro il terreno e il naso schiacciato. Sopra la topografia del suo pranzo rigurgitato dinanzi al viso, l'altro occhio guardò.
Per un attimo immaginò i poliziotti delle comiche intenti a divorarsi un cadavere senza testa. Brandelli di carne venivano strappati e deglutiti senza il beneficio della masticazione. Ogni lembo infilato in gola come un serpente che strisciasse dentro un buco umido e rosso. Uno schifido era impegnato a rosicchiarsi un polpaccio di Jerry con il piede ancora attaccato. Altri sembravano giocare al tiro alla fune con tratti scivolosi di intestino simili a spaghetti o ingurgitavano a quattro palmenti manciate di tendine e legamenti che sembravano linguine. Il tutto marinato in quella densa salsa segreta marrone. La pancia di Vermont borbottò invidiosa. L'ora di cena era passata da un pezzo. Gli schifidi superstiti non se ne sarebbero andati lasciando Vermont tutto d'un pezzo. Avrebbe dovuto stenderli adesso, oppure aspettare il buio per fare pulizia e magari aspettare il sorgere del sole per mangiare. Vide uno degli schifidi nel fossato liberarsi da uno spuntone. La sua carne non era più abbastanza compatta per consentire al filo spinato di fare presa. Lo schifido impiegò un paio di secondi per mettersi di nuovo in piedi, poi piombò a capofitto contro altri tre spuntoni. Spessi grumi di tessuto marcio salirono a galla e si udì il borbottio acido della bile liberata. Vermont rotolò verso Zombo, alzandosi come un lottatore di sumo intontito. Il suo cervello sembrava correre sulle montagne russe, la sua vista faticava a mettersi a fuoco. Cosa cazzo aveva mangiato a pranzo che poteva avergli fatto male? A quel punto possedeva lui stesso la grazia di uno schifido nei movimenti. Per conservare l'equilibrio, appoggiò una mano grande come un guantone da ricevitore di baseball contro una lapide massiccia che commemorava un certo Eugene Rock, padre adorato. Il signor Rock aveva sgomberato il suo ultimo recapito parecchio tempo prima per andare a mangiarsi i figli di qualcun altro. Quello che successe, successe in fretta. Vermont dovette appoggiarsi con tutto il suo peso alla lapide per non perdere l'equilibrio. Quando si appoggiò, ci fu un rumore come di capelli strappati alla radice. Lui strabuzzò gli occhi e, prima che potesse trattenere la propria spinta, la lapide si piegò all'indietro sollevandosi dal terreno grasso di Valley View. Le braccia ammulinanti, Vermont piombò sopra la lapide. La sua mente registrò un'immagine lampo di un filo metallico che si tendeva per far scattare una trappola. La mina esplose con un rumore di tuono soffocato da far tremare i timpani. 90 kg di marmo e granito presero il volo portando con loro i 180 kg di Vermont, che venne catapultato sopra il fossato e scaricato in mezzo alla frenesia nutritiva sul lato opposto. Era la prima volta in vita sua che faceva una capriola completa. Con le immagini surreali di una ripresa al rallentatore, guardò la sua fidata Magnum staccarsi da lui come una bomba da uno Zeppelin e atterrare infilandosi con il ponticello del grilletto su uno degli spuntoni più aguzzi nel fossato. Il diacono VC, saldamente impalato laggiù, stava sbirciando nella canna quando la pistola fece bang! Tutto ciò che si trovava sopra il pomo d'Adamo del diacono ricadde verso ovest sotto forma di goulash e patatine alla francese. Vermont udì lo sparo, ma non ne fu testimone. In quel momento la sua preoccupazione principale era l'impatto. Uno schifido si girò e lo vide. Con le braccia sollevate in qualche supplica o nel patetico tentativo di afferrare l'UFO che si faceva sempre più grande al centro di un'ombra già grande come una casa. La costosa lapide funeraria di Eugene Rock virò verso il fossato. Uno zombie sottostante rimase a fissarla finché questa non toccò terra. I frammenti di ricaduta furono così densi che si sarebbero potuti mangiare con una forchetta per fonduta.
Vermont chiuse gli occhi, urlò e atterrò a capofitto. Ci fu uno scricchiolio d'ossa alla caduta. Solo il giallo degli occhi dello schifido è rimasto visibile fino alla fine. Poi si liquefece con uno squash e divenne una macchia umida in fondo alla buca scavata dall'atterraggio di Vermont. Tutte le teste si girarono. Il suo cervello era come un ufficio affollato di agenti di borsa urlanti. Il primo rapporto lo informò che le acrobazie aeree non erano adatte al suo fisico. Il secondo elencò le fratture, i blocchi vascolari, le commozioni, il timpano scoppiato con la decompressione esplosiva di un peperoncino espulso da un'oliva farcita, l'equa distribuzione di dolori lancinanti sparsi in ogni effluente principale e secondario del suo vasto corpo. E il sapore inerte del terriccio umido. Il terzo fu una notizia lampo all'ultimo minuto. Non era stato divorato e ridotto a un cumulo d'ossa e a una dozzina di globuli rossi. Non ancora. Inoltrò una protesta formale per poter sollevare le palpebre e impiegò circa un'ora per farla accogliere. Vide le stelle, ma erano nel cielo notturno sopra di lui. Giaceva sulla schiena, le gambe distese e le braccia allargate come un aeroplano. Che buffo! 8 paia di occhi rianimati lo stavano fissando. Mi hanno beccato, pensò. Da più di un anno mi danno la caccia e io li faccio a pezzetti, e adesso sono stato servito loro per posta aerea, senza pistola, disteso come un manzo. Magari hanno aspettato per farmi assaporare la cornucopia sensuale dell'essere divorato vivo. È l'ora del dottor Moreau, figlioli. Ora che zio Vermont si metta il cuore in pace. Cercò di muovere verso di loro le dita intorpidite. Salve, belli! Fu l'unica cosa che pensò di fare. Gli zombie che lo circondavano, tre a destra, tre a sinistra, uno ai piedi e uno dietro la testa, sembravano frusciare come rami spezzati da una brezza leggera. Stavano comunicando. Gli avevano posato sul petto il cranio del molto reverendo Jerry. Riusciva a vederlo a malapena. I frammenti sporchi di sangue, graffiati dai denti, erano stati riuniti in una specie di fragile castello di ossa. Vide che la sua pallottola era entrata dal sopracciglio sinistro di Jerry. Proprio un bel tiro. Sentì una contrazione nelle viscere ed emise un colpetto di tosse. Il cranio crollò come un vasetto di terracotta incollato malamente. Fra gli zombie ci furono altri movimenti e brusii. Il molto reverendo Jerry era stato spolpato con cura. Le ossa erano state spezzate e il midollo succhiato avidamente. Durante l'intero festino, Vermont era rimasto là, a pochi passi di distanza, con la sua mole che rappresentava porzioni più abbondanti per ognuno. Per ore nessuno lo aveva molestato. Invece di continuare la festa, si erano raccolti intorno a lui e avevano aspettato il suo risveglio. Lo avevano girato sulla schiena, toccandolo senza mordere. Avevano ricostruito il cranio di Jerry e lo avevano visto spazzato via con un colpo di tosse. Erano stati testimoni, questo era indubbio. Vermont sbirciò i frammenti ossei simili a biscottini cracker e provò la stessa ventata rivelatrice che aveva provato con l'occhio di Duke Mallet. La cosa migliore da fare adesso era gustare una di quelle croccanti delizie. Gli occhi puntati su di lui non giudicavano. Non vedevano un uomo obeso in modo grottesco che si ingozzava di verme di occhi umani e non si lavava mai. Quelle creature non lo deridevano, beffarde come Duke Mallet, non lo respingevano, non lo trovavano ripugnante. Avevano aspettato che lui tornasse in vita, pazientemente. Con uno scopo avevano atteso il suo ritorno.
Non avevano tentato di mangiare il suo lardo o di bere il suo colesterolo. Il molto reverendo Jerry aveva insegnato loro che c'erano altri appetiti oltre quello del corpo. Vermont sentì che una delle sue gambe era conciata male, ma con uno sforzo riuscì a sollevarsi sui gomiti. Gli zombie arretrarono educatamente per fargli spazio e quando videro che non ce la faceva rialzarsi, lo aiutarono, lottando per rimetterlo in posizione eretta come i Marines che avevano innalzato la bandiera su Iwo Jima. Lui capì che se avesse ordinato loro di infilarsi per ordine di altezza in uno dei forni crematori di Valley View, gli avrebbero obbedito con piacere. Era riuscito finalmente a conquistarsi l'approvazione devota di un gruppo di suoi simili e da quel momento in poi, lo sapeva, qualche stronzo avrebbe tentato di imbellettare quella resurrezione in qualche grosso, brutto libro nero, sbagliando logicamente tutto. Decise che chiunque ci avesse provato avrebbe avuto un incontro ravvicinato e convincente con Zombo. Ho vinto ancora io, lo aveva pensato tante altre volte, sempre riferendosi a coloro che aveva sempre definito schifidi. Un'ondata di calore lo avvolse. Lui non era uno schifido, quindi anche loro non lo erano. Quando finalmente parlò loro, disse qualcosa come: "Uff, merda, ragazzi, credo che sia ora di fare uno spuntino, no?" E iniziò passando in giro i pezzi del cranio del molto reverendo Jerry. Uno alla volta tutti presero di quel cibo e mangiarono senza fiatare e videro che era buono. Questo era Vermont e i figli di Jerry. Mi piacerebbe commentarlo, ma devo andare a vomitare l'anima per il racconto appena letto. Non era brutto, ma era la cronaca di una guerra. Mi è piaciuto come lo scrittore ha utilizzato degli espedienti per non risultare banale con delle frasi come ad esempio l'arma aveva finito i proiettili, l'arma andava ricaricata, ha usato delle soluzioni molto originali e brillanti. Mi è piaciuta, per modo di dire, è piaciuta la descrizione con metafore delle cose che si vedevano come pezzi di corpo. Ci vuole una grossa fantasia per paragonare tutto questo sbudellamento splatter a del cibo. E David Shaw ci è riuscito, però mi ha fatto anche venire gana mala, come diciamo noi in Sardegna, quindi spero che a voi vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa pensate di questa storia e ci vediamo, ci sentiamo al prossimo episodio di No Edit. Buona giornata o buonanotte, a seconda di quando state ascoltando questo video.